God was serving the dance get charms. When he had served one, he left your arms. Stepping out with you would be sweet. Then looked up in the air, but I would not be in that mood. 100 anni di storia della radio, attraverso la tecnologia, le storie che ha saputo raccontare, le voci dei personaggi che l'hanno animata, le forme che ha preso. 100 anni vicini e lontani, la grande mostra organizzata a Rieti, a Palazzo Dosi Delfini, dalla Fondazione Varrone. Una esperienza che coglie i significati, i rapporti che la radio ha creato dal punto di vista sociale, della comunicazione. Infatti in questa mostra, oltre agli oggetti, ci sono dei contributi sonori che probabilmente a alcuni di noi ci ricordano dei momenti particolari della nostra vita. Il racconto di un secolo di vita del nostro paese attraverso questa vecchia signora del sistema mediatico che ha informato e intrattenuto generazioni di italiani, mantenendo una sua centralità anche nell'era digitale, avendo fatto sue nuove tecnologie che ne hanno valorizzato ancora di più la sua capacità di raccontare il qui e ora. Non potevamo lasciare, anche come Fondazione Varrone, che questo centenario scoccasse senza un grande omaggio, peraltro a una città, a una provincia che tanto ha dato alla radiofonia, non solo locale ma anche nazionale. La mostra si snoda su tre percorsi, uno tecnologico con la storia che si accompagna alla radio in termini di tecnologia, il secondo è contenutistico con le storie che la radio ha saputo raccontare in questi 100 anni e poi quello architettonico con le forme che la radio ha preso in questo secolo di storia. La mostra gode del patrocinio della Fondazione Achille Castiglioni e dell'AIRE, Associazione Italiana Radio d'Epoca, e proseguirà fino al 6 gennaio 2025. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare.